Sì. Allora, il prossimo relatore, come già si è già presentato, è prima di tutto un caro amico, perché penso uno dei primi che mi ha dato fiducia. Pensate che nel primo libro di medicina quantistica c'è un capitolo dedicato alla ionizzazione dell'aria, quindi no, tanti anni fa, ormai sono 20 anni, dal 99 che ci conosciamo, e non si trova più, un libro meraviglioso. E quindi un grande maestro, penso che in Italia, grazie a lui, a persone come lui, ma soprattutto a lui dobbiamo quello che possiamo sicuramente dire una nuova conoscenza, perché fin lui ha riuscito, grazie al fatto di essere un medico e quindi riuscire a parlare ai medici e essere anche un fisico, è riuscito a far passare questo messaggio che non siamo solo chimica e biochimica, siamo molto di più, molto di più. E quindi grazie di essere qua, il professor Pier Giorgio Spaggiari. Mi metti il... Penso che ce l'hai tu. Sì. Allora, grazie. Io riprendo un concetto che mi sta particolarmente a cuore. Ho detto... La mia prima laurea in fisica mi ha permesso evidentemente di avere una conoscenza profonda della fisica moderna. Io farò vedere come in effetti anche nella fisica c'è stata un'evoluzione, a tale punto che tutti i concetti della fisica di un tempo sono stati messi in discussione, e addirittura anche nella fisica c'è stato un cambiamento notevole. Siamo passati dalla fisica classica alla fisica quantistica. E devo dire che poi la laurea di medicina mi ha permesso di capire alcune cose che nell'indirizzo di studio di medicina non avevo proprio capito, e non avevano capito manco i miei professori. Ma come spesso capita, ad esempio nell'esame di biochimica, io non ho avuto il coraggio durante l'esame di dire, quando mi hanno chiesto le N reazioni che avvenivano nel corpo umano, non ho avuto il coraggio, sono stato un vigliacco. Perché io avrei dovuto chiedere al mio professore di chimica, che tra l'altro poi è diventato il mio presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, io ero il suo braccio destro operativo, non ho avuto mai il coraggio di dire, ma scusa, ma tutto quello che dici che è vero, ma chi lo regola? Chi è il regista? Questa orchestra che ha fatto vedere Giorgio Terziani, in cui diceva, ma gli strumenti, io sono il maestro, dirigo l'orchestra e gli strumenti devono suonare tutti giusti. E lui ha usato una parola dicendo, ma gli strumenti sono in risonanza, perché se uno è in dissonanza, io maestro, che ho un orecchio incredibile, lo riconosco. Non ho avuto il coraggio di dire, ma chi è? Ma chi può ordinare tutta sta roba perché la reazione avvenga in maniera corretta? Ecco perché dicevo, io non sono la persona che fa il braccio di ferro col collega della biochimica. Non sono più bravo io o è più bravo lui. Anzi, vi devo dire che non me ne fregherebbe proprio niente se è più bravo lui rispetto a me. Tanto di cappello. Ma chi è? Ho detto al direttore d'orchestra. Chi è? E vi devo dire che nel 1937
un medico, un biochimico, lui ha ipotizzato, ha preso il Nobel, nel 1937 ha preso il Nobel, perché ha ipotizzato che il regista poteva essere l'acqua. 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 E dentro l'acqua, lui ha ipotizzato che dentro l'acqua, in condizioni particolari, nasceva un campo elettromagnetico. Follie da un certo punto di vista, follie. Lui l'ha solo ipotizzato, gli ha dato il Nobel e aveva ragione. E chi poi in effetti è riuscito a dare la spiegazione vera che l'acqua gioca un ruolo fondamentale perché queste molecole si incrociano al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta? Chi è stato? Dei fisici, non dei chimici, non dei chimici, dei fisici, che hanno detto che in particolari condizioni l'acqua effettivamente gioca un ruolo importante e lì nasce il campo. E allora io ho detto, beh, studiamolo. Chi sono stati questi fisici? Peccato, non vi ho portato, ma oggi ve lo tiro giù. Ho portato un libro scritto da un giornalista che ha intervistato alcune persone e ha fatto delle fotografie. I fisici si chiamano Preparata, Emilio Del Giudice, Pier Giorgio Spaggiari, Getulio Talpo. E cosa hanno fatto questi, in modo particolare i primi? Io arrivo quasi per ultimo. Cosa hanno fatto? Hanno dato la giustificazione fisica del comportamento dell'acqua. Allora, per farvelo capire bene, perché mi piace che la gente capisca, perché se no venite a fare il corso per che cosa voi, se non vi spieghiamo fino in fondo i meccanismi. Allora, vi devo dire che sono costretto per forza a dire quali sono i tre punti fondamentali che commutano e passiamo dalla fisica classica alla fisica quantistica, senza voler fare una lezione di fisica, perché non è questo lo scopo. Allora, ve lo spiego così. Allora, il primo concetto fondamentale che voi medici dovete tenere conto è il fatto che io ho tirato fuori un'agenda. Questa agenda ha un peso, eccolo qui, lo sostengo io, perché se lascio la mano l'agenda cade per terra, perché c'ha la forza peso. Ok. Bene, per la fisica classica, se io vi dicessi che cos'è la massa di questa agenda, la massa di questa agenda è legata, è una grandezza legata al suo peso. Eccolo qua. Allora vuol dire che questa agenda che ha peso P ha massa agenda collegata con questo peso. Bene, questa è la fisica classica. E la fisica quantistica cosa è venuta a dirti? E quando noi diciamo che la fisica quantistica è stata introdotta da Einstein, diciamo una grande bugia, perché in effetti dietro Einstein ci sono stati fisici importanti di quell'epoca che tutti hanno collaborato per arrivare poi. E il nome più noto, diciamo, che effettivamente è Einstein. E Einstein arriva e dice, sì sì, il concetto della massa, sì, certo, questo. Ma guardate che la massa è una forma di energia. Ovvero l'energia può essere vista come forma di massa. Ma voi capite che questo è assurdo? Oserei dire che questo è pazzesco? Perché dal punto di vista dell'uomo, ma come fai a dire che questa agenda è una forma di energia? Questa agenda è rappresentata da questo, da quello che io tocco, da quello che io vedo, da quello che io sento.
ma non sento l'energia. Il secondo concetto che ha introdotto la fisica quantistica è, il secondo concetto è che se noi medici continuiamo a dire che studiamo i corpi di cui è composto il corpo umano, che sono i vari organi, e io a questo punto lo tiro fuori un organo e lo studio fuori da quel contesto lì, sbaglio. Perché sbaglio? È perché non tengo conto delle interazioni che il sistema dà su quel corpo. E quindi la fisica quantistica ha messo in dubbio che tu puoi estrapolare un corpo rispetto al sistema. E allora per noi medici non possiamo non considerare le interazioni che avvengono e che sono provenienti dagli altri corpi su un organo. Non puoi tirarlo fuori. Il terzo concetto è il concetto più importante sulla dimostrazione che vi avevo fatto prima sull'acqua. Il concetto più importante è questo, che per la fisica classica il vuoto è questo, non c'è dentro niente, è l'assenza di materia il vuoto, non c'è niente. È come dire che il vuoto... Con un esempio che io faccio sempre in università, che mi sembra molto bello, è il vuoto è paragonabile al fatto che io sono in una notte buia, che più buia non si può, vado a sbattere da tutte le parti. E per la fisica quantistica? Per la fisica quantistica è una notte buia, che più buia non si può, ma in cui ci sono dei flash di luce. Dei flash di luce? E cos'è il flash di luce? Sono energia, i flash di luce. Sono fotoni. Sono quanti di energia, quello che noi fisici chiamiamo i quanti di energia. Ah, ma vuol dire che allora per la fisica quantistica dal vuoto nasce energia? Sì, voglio dire questo. E questo è il concetto più importante. Perché vuol dire che dal vuoto ci sarà, visto che nasce energia, ci sarà sempre energia, il vuoto ci circonda e quindi le forme di vita ci saranno sempre grazie all'energia che proviene dal vuoto. Ah, ma allora... Allora quando i fisici italiani, europei, si sono messi a studiare l'acqua, e l'acqua perché l'ipotesi era quella che l'acqua genera un campo elettromagnetico. Ma perché l'acqua com'è fatta? L'acqua è fatta da H2O. Adesso la prendo, se me la apre, grazie, molto gentile. Allora, guarda questo bicchiere. Basta, ok. Thank you. Oh, c'è acqua qua, eh? E se chiedessi a voi, ma quest'acqua qui che è formata da H2O, quindi ossigeno e due idrogeni. Ecco, io sono l'ossigeno. Eccolo qua, il mio corpo, e all'estremo delle mie due braccia ci sono due idrogeni. Gli idrogeni sono positivi, l'ossigeno è negativo, allora potrei vedere, diciamo, che la molecola d'acqua come una specie di siluretto in cui c'è un positivo di qua e un negativo di là. E se mi chiedessi, ma scusa, ma dentro questo bicchiere, a parte quante molecole di acqua, non so quante siano, ma non me ne frega nulla, il primo H2O, questo primo siluretto, rispetto agli N siluretti che ci sono qui dentro, che mi fanno l'acqua liquida, come cacchio si collegano tra di loro? Ah, penso che... Facile da dire, forse.
Ci sarà un'attrazione tra la parte positiva con l'altra parte negativa di un altro siluretto con un altro, eccetera. Fa una catena. Ah, sì, certo. Qui dentro ci sarà una catena. E com'è fatta quella catena? Boh. Vuol dire che il primo siluretto si collega col secondo, il secondo col terzo, il terzo col quarto, eccetera, oppure no, no, hai sbagliato tutto, il primo si collega col nono, il nono si collega col trentesimo, il trentesimo si collega col... può darsi. Ma che cosa hanno scoperto i miei colleghi fisici che purtroppo non ci sono più? Hanno scoperto che qui dentro il collegamento non è come quello che vi ho raccontato io. Non è una catena in cui il primo si collega col secondo o il primo si collega col trentesimo, no. Qui dentro, in questo bicchiere, si formano dei raggruppamenti naturali di questa catena per creare quello che noi fisici abbiamo chiamato domini di coerenza dell'acqua. E allora... qui dentro ci saranno dei domini di coerenza in cui ci sono dei raggruppamenti di H2O e intorno a quel dominio di coerenza, badate bene, ci sono degli H2O liberi che girano. E la differenza qual è? È che cambia sostanzialmente, perché dentro il dominio di coerenza le condizioni biofisiche dell'acqua sono profondamente diverse rispetto all'acqua non coerente. Ah, e mi spieghi un po' meglio cosa vuol dire allora, qual è la differenza dal punto di vista fisico, dal punto di vista biofisico, del comportamento di questi H2O dentro il dominio di coerenza rispetto a quelli fuori dal dominio di coerenza? Ah, sì, che guarda caso, l'acqua, come tutti gli elementi, vibra. E dentro il dominio di coerenza, e vibra in due stati. Uno stato che diciamo di minima energia, quello che vi sto facendo vedere io, è uno stato in cui... In questo dominio di coerenza gli elettroni che sono attaccati all'acqua, e quindi all'H2O, sono in una condizione di libertà. Sono in una condizione di libertà. Orco, ma allora vado di nuovo nella chimica, nella biochimica vado. Ma le reazioni che vengono nel corpo umano, da chi sono pilotate? Sono delle reazioni in cui tu devi avere a disposizione degli elettroni, perché sennò le reazioni non avvengono. E chi te li dà gli elettroni? Chi è che te li fornisce? Io per fare una reazione vi irradio, ad esempio, vi fornisco energia irradiandovi? No, non sono così scemo. Ah, allora gli elettroni da chi li fai per fare tutte le reazioni che i miei colleghi, amici, biochimici mi avevano spiegato che non avevo capito un tubo? Chi te li dà? L'acqua te li dà. Ah, l'acqua. Ma in che stato te li dà l'acqua? Nel momento in cui è qua. Perché se è qua, gli elettroni sono vincolati. E invece se è qui, sono elettroni liberi. Quindi la reazione avviene grazie all'acqua. Ah, bene. Mi manca un elemento. Ma perché la molecola A, se deve incontrare Z, la incontra davvero? Perché orco incontra la B, incontra la C, le incontra la D, incontra la E, le incontra tutte. E dice no, tu non mi piaci. No, tu non mi piaci. No, tu non mi piaci. E la Madonna, ma quanto tempo impiega una reazione perché avvenga? Avviene alla velocità della luce la reazione, eh? E deve venire al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta, perché se no, guardate, adesso mi prude il naso, guarda un po', cosa devo fare io per soddisfare il fatto che mi prude il naso? Devo alzare la mano destra, arrivo in questa posizione e mi gratto.
Perché se la reazione fosse sbagliata, va a finire che a me prude il naso e io mi gratto qui. Avete capito bene il concetto? Allora la reazione deve essere immediata. E allora a questo punto come fa a incontrare Z? Problema. Problema. Ma scusa, ma l'acqua abbiamo detto che oscilla? Sì. E a questo punto dal vuoto non nasce energia, fotone? Sì. Allora l'acqua del corpo umano all'inizio è stata attivata da qualcheduno? Sì, certo, dall'energia, sì. E quindi? E quindi vuol dire che nella fluttuazione dell'acqua dal livello 1 al livello 0 e viceversa, nasce un campo elettromagnetico. Eccolo qua, guarda, l'acqua che oscilla con la frequenza iniziale. E qual è la condizione che ha incontri Z? È che dentro questo dominio di coerenza A, che oscilla alla frequenza dell'acqua, poi vi dico che dal punto di vista fisico, adesso vi correggo subito, ma voi fatemelo dire così, A oscilla con la frequenza dell'acqua, Z oscilla con la stessa frequenza dell'acqua, quindi la forza di attrazione tra A e Z è una forza maledettamente forte, intensa, e quindi A va a sbattere subito su Z e non va a sbattere casualmente con B, con C, con D, con E. Questo concetto si chiama di risonanza. Ma qui c'è qualche cosa che non quadra però nel discorso che avevo fatto. Perché? È perché allora A è uguale a Z, Z è uguale a A. Allora la fisica ci viene incontro e dice: guarda che due grandezze sono uguali se la differenza del valore delle due grandezze è inferiore a una costante per la temperatura assoluta. Ah bene, allora vuol dire che io posso considerare che A è quasi uguale a Z se in effetti la differenza è pari a 0,00001. Beh, questa differenza è quasi uguale. Ecco allora il concetto. Quindi A incontra Z perché c'è un'attrazione dentro l'acqua che genera questo campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico viaggia alla velocità della luce e quindi a questo punto A incontra, non ricordo più, è questo il mio, grazie. Anche perché mi manca la saliva. Bene, allora, Giorgio mi ha tirato per i capelli perché ha fatto un esempio che io faccio sé e che il mio amico Emilio Del Giudice mi ha poi abbondantemente copiato. Perché il concetto di risonanza, vi ho detto che il libro che ho sopra, che vi farò vedere oggi, si chiama Viviamo tutti su una cresta dell'onda. Questo titolo l'ho inventato io al giornalista, mi ha detto: ma professore, secondo lei come, chiamiamola così? Ma perché, cosa vuol dire viviamo tutti sulla cresta dell'onda? Ah, potrebbe essere la cresta dell'onda che l'acqua, certo. No, ma meglio, la cresta dell'onda è viviamo tutti dentro un campo elettromagnetico. E dove avviene il fenomeno della risonanza. Allora Giorgio ha detto, mi ha tirato per i capelli, perché l'esempio che io vado sempre facendo è: ma qui dentro non sento mica niente io, non è che vedo campi, non è che vedo onde, però faccio un po' di fisica, visto che mi sono laureato anche, e dico: ma scusa, quella luce lì
visto che la lampadina si è accesa, vuol dire che lì c'è corrente. La corrente crea un campo magnetico. È una legge fondamentale della fisica classica, non della fisica quantistica, classica. Ah, allora vuol dire che quella 1, 2, 3, va che roba, ma va che roba qua? Il radiomicrofono, ecco qui, il microfono, tenlo qui. Ah, irradia. Sistemi di amplificazione, i sistemi che stanno utilizzando loro, i computer che hanno acceso, irradiano. Ma voi sentite qualcosa? Boh. E se io arrivassi qui con la radio, eccolo là l'esempio che mi ha preso, e dicessi, ma accendo la radio, giro la sintonia e prendo Radio Bologna. Ah, vuol dire che qui c'è una frequenza caratteristica della stazione trasmittente della radio di Bologna. Ma se giro la sintonia, becco Milano International. Milano International? Ma dove è messa Milano International? Ah, sarà penso a Milano. Ma se giro ancora, becco Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Ma da dove viene messa Radio Monte Carlo? Probabilmente da Monte Carlo, c'è un trasmettitore a Monte Carlo. Allora noi qui, pur non sentendo niente, siamo invasi da frequenze che non vediamo, non pensiamo di prendere, ma invece prendiamo. Attraverso quale meccanismo? La radio? Loro mi sono domandato, ma la radio cosa c'ha dentro? Uno stregone che segue il mio volere, dice voglio Radio Monte Carlo, track, mi becca la frequenza di Radio Monte Carlo. No, non può essere così. Ci sarà un sistema risonante. E come cacchio è fatto sto sistema risonante, orco? E allora adesso ve lo disegno, perché un sistema risonante che ha dentro la radio, guardate un po' com'è fatto, è fatto da un filo avvolto, eccolo qua, op, che si chiama bobina. Quindi se voi smontate la vostra radio troverete un filo avvolto, che adesso vi spiego come è fatto bene, filo avvolto collegato con due piastre. Allora il filo avvolto si chiama L, le piastre parallele si chiamano C, ovvero condensatore. E cosa succede di quell'affare lì? Succede che questo circuito ha una sua frequenza di risonanza che è pari a 1,2 radice di LC. Fregatevene delle formule, fregatevene. Ma se io, cambiando la sintonia, cambio la distanza delle due piastre, guardate un po', giro, ecco qua, rigiro, ecco qua, rigiro, ecco qua, rigiro, ecco qua. Cosa cambia? La frequenza di risonanza, ovvero prendo Radio Bologna, Radio Milano International, Radio Monte Carlo. Ah, cavolo! E se adesso io ti faccio questo scherzone, guarda, mi tieni? Se faccio questo scherzone qua, allora io sono il filo avvolto, guarda un po', il mio torace è filo avvolto, le mie due braccia sono i due fili, le due mani sono questo. Ecco, io sono un circuito risonante che vi ho segnato là. Ok. Allora io faccio variare questa roba. Dai, guarda cosa faccio adesso, Allontano, allontano, allontano le due piastre. Guarda un po', il filo avvolto è sempre qua. Questo lo metto per terra, questo va verso il cielo. Cosa ho fatto? Ho fatto un'antenna. Ah, l'antenna allora è un circuito esattamente come quello che vi ho fatto vedere, ma guarda caso con una piastra che va a terra e l'altra piastra che va verso il cielo. Ah, cavolo!
Allora, dentro la radio c'è un circuito sostanzialmente che si chiama antenna, che è un circuito risonante in grado di captare tutte le frequenze. Certo, e se vi portassi la televisione? Idem. E quando voi dal vostro divano vi divertite a cambiare i canali, cosa vuol dire? Che dentro la vostra televisione c'è un circuito risonante che, se schiacciate uno, paf, attiva il canale 1, se schiacciate il 10 attiva il canale 10, se schiacciate il 5 attiva il canale 5. Voi trasmettete col telecomando e la vostra televisione ubbidisce col circuito risonante per darvi il canale che voi volete. Adesso faccio il medico. Faccio il medico. E dico, ma scusa, ma il DNA? Come cacchio è fatto sto DNA? Lo sapete tutti, eh? Doppia elica, fatta così, in cui la prima fascia dell'elica è collegata con la seconda fascia attraverso delle proteine. A cavolo, e quella roba lì che cos'è? Ve lo dico io. È un circuito risonante. Il DNA è un circuito risonante? Esattamente come quello che mi hai fatto vedere? Sì, esattamente come quello che mi hai fatto vedere, che quel circuito lì diventa un'antenna? Sì, signore. Ah, ma allora quando alcuni miei amici che non ci sono più, come ad esempio... delle persone che hanno preso il Nobel e che hanno dimostrato che i neuroni, al di là di scambiarsi delle informazioni di tipo biochimico, si trasmettono delle informazioni di tipo biofisico, e questi segnali sono proprio segnali. Ma questi qui sono matti? No, non sono matti. Hanno preso il Nobel. Ah, ma allora noi siamo, sì, una macchina complessa che si scambia informazioni costantemente di tipo biochimico, certo. Reazioni sono di tipo biochimico, certo. Vi ho spiegato però che sono, se non ci fosse il campo elettromagnetico, col cacchio che arrivano le reazioni. Se non ci fosse l'acqua, col cacchio che ci sono le reazioni. Quindi il ruolo dell'acqua non è semplicemente una roba così banale in cui i medici se ne fregano. Se non ci fosse l'acqua non avremmo nessun tipo di reazione. E se non ci fosse l'acqua non avremmo il campo elettromagnetico. E se non ci fosse il DNA dentro in ogni cellula non trasmetteremmo segnali di tipo elettromagnetico. Allora noi, è vero che siamo un sistema biochimico, è vero. Ma è vero, altrettanto vero, che siamo un sistema biofisico. E allora a questo punto chi vale di più? Quello là o questo qua? Sono io che valgo di più o sono gli altri che valgono di più? C'è un'azione sinergica tra i due fenomeni. E allora voi capite bene che arrivo a dirvi che il sistema che ha permesso la conclusione di Giorgio quando vi ha fatto vedere il cappello che viene messo dentro in una specie di piastra in cui, guarda caso, c'è un circuito che è impresso nella piastra. E quel cacchio di circuito lì che cos'è se non un circuito risonante? E qui voglio fare un inciso prima di andare avanti, perché in alcune lezioni che io ho fatto a medici che trattavano il tema della medicina di segnale, e uno diceva, ma scusa, ma come cacchio fa se io ti prelevo un cappello, lo metto lì e quello lì mi dice che tu sei
carente di vitamina C. E la Madonna, ma come fai? No, forse no, qui è difficile da far passare il concetto. Perché? Perché non c'hanno le idee chiare sui segnali. Hai capito bene il concetto? Allora, noi riceviamo i nostri segnali attraverso il sistema visivo, che come voi sapete è un sistema che ci permette di vedere una gamma, non una frequenza, una gamma di frequenze che va dal rosso al violetto. Ecco la gamma di frequenze dei miei occhi. E poi abbiamo le orecchie, eccole qua, che sono in grado di ricevere uno spettro di frequenze che mediamente va da 20 Hz fino, se sono un maestro d'orchestra, anche a 22.000 Hz. È limitato la capacità della gamma di frequenza dell'orecchio e dell'occhio. Ma la gamma di frequenza del nostro universo qual è? Una gamma di frequenza in cui noi siamo dentro in una robina così, guarda, rispetto a una roba che è così, in cui ci sono frequenze altissime via via fino a frequenze bassissime. Quindi lo spettro di frequenza è uno spettro di frequenza molto 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 ampio, e noi invece abbiamo uno spettro di frequenza tra l'occhio e l'orecchio che è piccolissimo. Bene, allora io prendo il cappello, paf, lo metto lì. Il cappello è il tracciante biologico tra i più importanti, ce ne sono altri, eh? Avete sentito che il nostro amico Montano si occupa di sperma e si è posto il problema, ha detto: ma Giorgio, scusa, ma io trovo dentro lo sperma una gamma di frequenze molto più... certo, perché non è così ampio la gamma di frequenze caratteristiche dello sperma rispetto alla gamma di frequenze caratteristiche del cappello. È molto più ampio quello del cappello. E allora vi devo dire, se io sono in grado di mettere il cappello dentro un circuito risonante, questo circuito risuona e prende tutta la gamma di frequenza. Dopodiché che facciamo? Una volta la gamma di frequenza ve la faccio vedere come avviene. Oh, non uso nessuna slide come solito, eh? Qui sono le frequenze e qui sono le ampiezze. Guarda un po' la gamma di frequenza del cappello. Hop. Quello si chiama spettro e vedete che è una roba, una linea continua fatta in questo modo. Bene, sappiate che un qualunque segnale che si chiama analogico, quando è continuo così è analogico, lo posso codificare, ve lo faccio in blu, in punti, eccolo qua, vedete tutti i punti che faccio? I punti hanno ognuno questa intensità, quindi sono in grado di trasferire un segnale di natura analogica in un segnale di natura digitale. E il segnale di natura digitale cos'è? Può essere memorizzato su un computer, quindi quella curva analogica che rappresenta il mio cappello lo rendo a punti, lo metto in memoria nel computer, dopodiché lo mando via internet in una grandissima banca dati che si trova in Germania, la quale banca dati riceve il mio spettro del cappello,
lo confronta con milioni di spettri, di cappelli di altre persone che sono state già valutate, e in un quarto d'ora mi manda il responso. Ecco allora perché era importante il discorso dei circuiti risonanti, per arrivare là. E a questo punto è chiaro, questo nota bene, è chiaro che quello non è una diagnosi del cappello, è semplicemente un sistema di supporto alla diagnosi del medico, esattamente come un sistema di supporto potrebbero essere tutti gli esami chimici, biochimici che il medico deve fare quando evidentemente ha davanti il suo paziente. Ecco, io penso che finisco così perché non ho più voce e a questo punto vado. Penso che abbiate capito, eh? Mi auguro.